Eccoci qui, possiamo continuare qui su Demon Slayer in compagnia del vostro Diablotex. Vediamo un attimino. No, tanto si riparte da qui, ragazzi. Si riparte da dove siamo arrivati. Non ci siamo persi nulla, tranquilli. Io credevo che era da rifare tutto, invece eravamo arrivati qui e da qui si riparte. Quindi vediamo un po' il da farsi, sistemiamo un po' tutto. Sistemiamo un po' tutto, vai Tanjiro. Via. Ok. Sì, vabbè. Vamos. Torni a casa per favore, è pericoloso camminare per strada di notte. E tu che vuoi? Guarda che ho da fare io. La prego, torni a casa, è molto pericoloso. Caspita, sei forte, va bene, vado a casa. Beh, giustamente ragazzi, io me lo posso permettere a stare in giro. È tornato a casa, dovrebbe essere al sicuro, sì. Vai, ce l'abbiamo fatta qui. Dovrebbe essere al sicuro, non è che non ci metto la mano sul fuoco io, ragazzi, andiamo qui. Ma non si può. No, ho capito, forse ho capito, Forse ho capito. Ok, bene. Bene, 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 esaminiamolo. Ok. È pericoloso girare di notte, torni a casa per favore. Chi sei? E perché è così pericoloso? Torni a casa, ho detto, è pericoloso. Va bene, vado a casa. Cioè, quindi li mando tutti a casa, ragazzi. Per fortuna ho capito l'antifona, anch'io dovrei darmi una mossa. E beh, però tu sei Tanjiro, quindi te lo puoi permettere, insomma. Allora, dove possiamo andare? No, cercheremo di andare qui. Ah, c'è un demone così a sorpresa, random. Beh, giustamente qui, ragazzi, non avevo ancora combattuto, quindi voglio dire, insomma, era ora che si combatteva un attimino, perché sinceramente... Allora, via, via, via. Tanjiro, via. No, no, ancora. Fuggi. Fuggi dal demone qui che è pericoloso, pericolosissimo. No, no, via, via, via. Iniziamo a schivare qui. Iniziamo a schivare perché è molto importante. Via. Ok. Oh ragazzi, sto diventando bravo comunque. Me la sto cavando abbastanza bene. Ora non so voi cosa ne pensate, ma secondo me sto diventando abbastanza bravo, Mi dia un grado A magari. Grado S, ragazzi, vabbè. Grado S, andiamo. Allora, dobbiamo trovare il modo di entrare qui dentro, Devo trovare il modo di entrare. Credo da qui, non mi voglio illudere sulla situazione, però credo che... Però non voglio illudermi, ragazzi, Non mi piacciono le illusioni. Ok, vai, raccogliamo tutto. A questo punto credo che posso riuscire fuori. Ritorniamo qui. Queste inquadrature così sono veramente ben fatte, però il gioco è un po' troppo guidato. Troppo... Si capisce un po' troppo. Allora, vediamo un po'. Mi scusi, è pericoloso girare a quest'ora. E beh, ci mancherebbe. Ma mio marito non è ancora tornato a casa, io sono preoccupata. Capisco la sua preoccupazione, ma qui fuori è buio pesto, le consiglio di aspettare suo marito a casa. Credo che tu abbia ragione. Io ho sempre ragione, quindi... Anche se ho torto. Sono felice che abbia capito. Io ho ragione anche se ho torto, quindi... Allora, sì, andiamo qui. Che bello. Che bello. Calmi tutti. Stare per strada di notte è pericoloso. Rimanete a casa, per favore. Cosa vuoi? Non disturbarci. Mi spiace, ma è pericoloso qui. Forza, andiamocene. Sì, va bene. Basta poco, ragazzi, per mandarli a casa. È stato imbarazzante, ma per fortuna hanno colto il messaggio. Meno male. Ogni tanto qualcuno capisce qualcosa, va. Non sempre, ma ogni tanto qualcuno qualcosina lo capisce. Sì, vabbè, qui è facile raccogliere. Semplicissimo, più di questo no. Sì, ok, qui è semplice, però ora... Datemi tempo di vedere... Molto molto interessante. Vediamo se vado qui.
Dite che avrò modo di salire qui da qualche parte? Ok, dovrebbe essere qui il passaggio, eh? Vediamo un po'. Dovrebbe, io... Ragazzi, ne so tanto quanto voi, quindi... Allora, via, andiamo. Non credo convenga passeggiare di notte. Torni a casa, per favore. Lasciami in pace. Io preferisco il buio per passeggiare. Non la lasciano in pace. È pericolosissimo. La smetta con queste sue passeggiate notturne. Ok, vorrà dire che stasera rincaserò prima. Conviene. È un consiglio. Così dovrebbe bastare. 5 su 5. Allora, no, devo capire un attimino dove andare, ragazzi, non è che voi state tranquilli. Oh, allora, sì, facciamo così, vai. Facciamo, la mettiamo in questo modo. Sì, la mettiamo in questo modo, via. Oh, eccoci qui. Qui abbiamo raccolto tutto, quindi posso tornare fuori per poi proseguire qui avanti. Bene, abbiamo fatto tutto. Ah, abbiamo un altro demone, beh, giustamente. Avevo voglia di combattere, ragazzi. Avevo molta voglia di combattere. Ancora? Ah, questo parte subito, ragazzi. Questo... No. No. Ok. Questo, ragazzi, picchia. Questo parte subito e non vuole sapere nulla, eh. Questo veramente non vuole sapere nulla, vabbè. Ok, via. Schiviamo tutto. Tutto quello che si può schivare lo si schiva, eh. Ecco, bene. Avrei potuto fare meglio, ma purtroppo non è stata così, vabbè. Sarà uno scontro un po' più impegnativo, ma perché ho fatto io degli errori, quindi... Non perché è più bravo il demone, ho fatto io degli errori. Ma che il demone sia più bravo, ragazzi, non è affatto così, non è affatto così. Dammi un grado A almeno. Almeno un grado A. Ah, grado S, ragazzi, fantastico. Andiamo. Allora, fermi tutti. Andiamo a raccogliere qui un po' di crediti, come è giusto che sia. E adesso andremo avanti e sicuramente ci sarà qualche cutscene, qualcosa, perché qui abbiamo fatto tutto. Quindi ci sarà qualche cutscene. Secondo me qualcuno parlerà, dirà qualcosa, poi ognuno può dire la sua, insomma. No? Ho sbagliato? Ah, però siamo arrivati, Allora, qui non abbiamo nulla da prendere, quindi andiamo direttamente qui. Si va direttamente qui, seguiamo l'odore. Ok. Bene. Fantastico. Fantastico. Sì, vabbè, quanti ne sono? 2000? Sì, vabbè, ciao. Nase ningen no bunzai de oni o tsureteru. Nezuko, yareru no ka? みんなと全く同じ匂い。一人の鬼が3人に分裂してるんだ。黙ってろ。女の鮮度が落ちるだろうが。もう今その女は16になっているんだよ。早く食わないと刻一刻で味が落ちるんだ。
冷静になれ俺よ。まあいいさ。こんな夜があっても、この街では随分16の娘を食ったからな。どれも肉好きがよくビビだった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ俺よ。無駄食いたいのだ。かずみさん、この人をお願いします。 あ、化け物。一昨晩さらった里子さんを返せ。里子？誰のことかね。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってる。それは里子さんの。 Sì, ragazzi, ma veramente devo combattere contro questi quattro? Ah, ok, però, ok. In alcune battaglie un alleato può aiutarti come combattente di supporto. La barra gialla indica la barra del supporto premendo L1. Quando la barra è piena, almeno per metà, puoi chiamare il tuo alleato per ricevere il suo aiuto. Dopo l'utilizzo della barra, il supporto si riempirà automaticamente col passare del tempo. Ok. I combattimenti di supporto possono essere chiamati per effettuare tre azioni. Abilità di supporto premendo L1. L'alleato attaccherà l'avversario consumando il 50% della barra del supporto. Fuga d'emergenza premendo L1 nei momenti in cui un attacco ti colpisce, il tuo alleato ti porterà in salvo consumando il 100% della barra di supporto. Cambio, mantieni L1 per dargli il cambio con il tuo alleato, ma ricorda che le barre sono condivise tra i combattenti. Consuma il 50% della barra di supporto, il cambio non ripristina la barra di salute. Allora, in una battaglia con più di un avversario puoi cambiare il bersaglio con il tasto E. Ok, cambiare il bersaglio è la chiave per restare in vantaggio su qualsiasi fase di uno scontro. Ecco, qui inizia ad essere già un po' più complicato, ragazzi, qui, Qui inizia ad essere già un po' più, non complicato, però bisogna impegnarsi un po' di più, Bisogna impegnarsi un po' di più, ragazzi, sì, quello sì, bisogna impegnarsi un po'. Vabbè, vediamo un attimino, vai, uno è quasi andato. Uno è quasi andato, ragazzi, vai, vediamo un po' se mi aiuta. Bene, sto andando male, quindi qui non credo che prenderò un grande valore per quanto riguarda il combattimento, Non credo che prenderò un grande valore perché, vabbè, comunque non ci interessa. Ora combatterò e vediamo. Maremma, lo senti il dolore? È piccolo demone della mia... Vabbè, stavo per dire delle parole che è meglio non comunicare, ma comunque hanno capito che sono forse più forte. Sì, forse l'hanno capito. Vai. Bene, siamo stati attaccati tutti e due, insomma. Va bene. Va bene. Ok. Bene. Via. Stiamo tranquilli, stiamo calmi. Ok. Io cerco di giocarmela sempre nel migliore dei modi, però... Vai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non so se prenderò un grado S, ma sono... Grado S? Come non detto. Ottimo. Maremma, ragazzi, allora qui è tutto uno scontro. Prima non si è combattuto per nulla e invece adesso si combatte si combatte abbastanza. Ma cos'è la boss fight principale questa, ragazzi? Guardate che barra che si ritrova questo qui. Maremma.
Andiamo. Maremma è un po' incazzato, credo, eh. Credo che sia abbastanza su di giri. Poi io non voglio, non voglio fomentare la situazione qui, però ragazzi, io lo vedo un po' su di giri. Vai, mi sono liberato qui, eh. Ok, andiamo con le abilità qui. Ragazzi, è tosta. Maremma se è tosta qui, eh. È tosta, ma tranquilli perché ce la giochiamo. Ce la giochiamo, eh. Voi state tranquilli che ce la giochiamo. Non capisco perché Tanjiro mi ha lasciato da solo. Vabbè, comunque, comunque dobbiamo sconfiggerlo. Maremma, questo si incazza, ragazzi. Questo non vuole sapere nulla. Questo non vuole sapere nulla. Né se né ma, non vuole sapere nulla, ragazzi. Oh, via. Niente. E basta, però, dai. Che dite, lo buttiamo giù, ragazzi? Dai, non è che manca poi così tanto, eh. Non manca poi così tanto. Speriamo bene. Maremma ancora. Tosto questo, eh. Veramente tosto, ragazzi. Sì, veramente tosto. Però siamo quasi... siamo addirittura d'arrivo, nel senso che lo possiamo sconfiggere. Posso sconfiggerlo? No? Sì? No? Forse? Grado S. Kibutsu-ji-muzan-ni-tsuite. <笑>言えない。言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えない。言えない。 Maremma, ragazzi, si combatte ancora. Ho detto prima, non si è combattuto per niente qui. Bene, mi rimangio tutto. L'ho pensato, diciamo. Mi rimangio tutto quello che stavo pensando, ragazzi. Ok, questa è la diciamo la battaglia finale, no? Per quanto riguarda questo capitolo, e non sarà semplice, ragazzi, eh. Non sarà semplice, questo ve lo posso, ve lo assicuro, perché veramente inizio a sentire il peso della battaglia, ma va bene, ma va bene. Si inizia a sentire il peso della battaglia, ma comunque ce la giochiamo, ma sì, perché no? Ma sì, perché no? Andiamo. È Tanjiro, però, insomma, fatti valere qui, perché non è che possiamo. Maremma, dobbiamo arrivare alla linea rossa lì, in modo che poi parte quella sorta di quick time event, eh? Quindi vediamo un po' qui come la mettiamo la situazione. Eccolo qui, eccolo qui. Ok, tu ti incazzerai anche, ma io sono più incazzato di te, quindi ora non so come la mettiamo la questione, però sono abbastanza più nervoso di te, Ciccio. E te lo dimostrerò, non è che... Ok, bene. Vai. Vai, ci siamo, ragazzi, eh. Ci siamo. Non devo sbagliare nulla, eh. Ok. Ecco, speriamo bene, dai. Almeno... speriamo che è andata bene. Sembrerebbe. Si spera, eh. Grado S, ragazzi. Nezuko!
Neteru. Kizu o kaifuku suru tame no nemuri ka? Gomen. Gomen na. Mou sukoshi matte kure. Nii-chan ga kitto ningen ni modoshite yaru kara na. Kazumi-san, 大丈夫ですか? 婚約者を失って 大丈夫だと思うか? Kazumi-san, 失っても 失っても 生きていくしかないんです どんなに打ちのめされようと お前に何が分かるんだ! お前みたいな塊! これはもう行きます。これを。この中に、さとこさんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか?そうなのか? ひどいことを言った。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましい手。固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった。かずみさんは本当なら何事もなく 幸せに生活できるはずだった。でもそれは一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた。鬼滅寺無惨。俺はお前を絶対に許さない。絶対に。 Ottimo ragazzi, capitolo 2 completato. Capitolo 2 completato ragazzi. Perché ho preso un grado... Non ho ben capito una cosa ragazzi, ma se io ho preso tutti i gradi S per quanto riguarda... non capisco perché il grado totale sia di grado A. Vabbè. Man mano che andrai avanti nella storia sbloccherai missioni speciali dove sconfiggere demoni in giro per il mondo. Puoi accettarle in qualsiasi momento nella storia selezionando... Ah, ok. Capitolo 3, scontro mortale ad Asakusa è ora disponibile. Bene, bene, bene. Hai sbloccato nuovi personaggi giocabili, puoi anche allenarti con loro nella modalità addestramento. Ottimo. Nuovo campo di battaglia sbloccato. Bene. Per le missioni speciali sono stati aggiunti nuovi personaggi giocabili. Benissimo. Allora, qui adesso abbiamo i demoni che noi possiamo... possiamo affrontare. Non so se è comparso qualcuno anche... nei capitoli precedenti. Ah, ok. Qui si è aggiunta... si è aggiunta... una scena, insomma, da vedere. Bene. Va bene. La vediamo. La vediamo. Ieni戻るために山に入ろうとした俺はサブロージーさんに呼び止められたんだ. Kora Tanjiro! Omei山に帰るつもりか? Abuneからやめろ. Oniが出るぞ. だから夜歩き回るもんじゃねえ
鬼は家の中には入ってこないのか。いや、入ってくる。じゃあみんな鬼に食われちまう。だから鬼狩り様が鬼を切ってくれるんだ、昔から。俺は三郎じいさんの家で一夜を過ごした。でも今でも時々思うんだ、三郎じいさんが俺を呼び止めていなければ俺の運命はどうなっていただろうって。ottimo, così qui è finito. Sì, vabbè, è finita ora. È veramente conclusa, credo, sì. E al momento qui abbiamo fatto tutto, ragazzi. Al momento poi allora ragazzi, prima di chiudere il gameplay proviamo ad affrontare questo demone. Vediamo un po' la minaccia nel bosco. Giungono notizie di un demone comparso nel cuore della foresta. Il demone ha sembianze umane, ma sui gomiti ha delle protuberanze simili a lame che utilizza come armi. Corri sul posto e distruggilo. Scegli il personaggio. Beh ragazzi, neanche dovete chiedermelo. Scegli un personaggio che è di supporto. Ma sì, va benissimo così ragazzi. Allora cercheremo di battere questo demone e chiuderemo il gameplay. Poi più avanti, nei prossimi gameplay, andremo avanti. Insomma, eccoci qui. Speriamo che non sia troppo complesso da sconfiggere. Speriamo non sia veramente troppo troppo complesso, perché sinceramente non ho tutta questa voglia di impegnarmi più di tanto. Maremma picchia però, bene. Ah, bello. Sì, bello, ma mi sta distruggendo però. Non lo so io. Mi stava distruggendo, ragazzi. Non credo prenderò il grado S qui, ma non credo minimamente che prenderò il grado S, quindi mi accontenterò di quello che mi tocca, ragazzi. Non... Ok, bene. E adesso? E adesso penso che ti faremo un po' male, no? Insomma. Ecco, qui ho sbagliato io, ragazzi. Vabbè, dai, tanto bene o male le missioni poi le posso ripetere. Ora, l'importante è che riuscirò a sconfiggerlo, che poi non otterrò il grado S e non fa nulla, Non fa nulla, via. Andiamo. Ancora? Maremma. Questo picchia, ragazzi. Questo picchia, però ho picchiato più forte io. Grado C mi darà qui. Ah, vai. Trofeo sbloccato. Ci penso io. Grado C, ho detto io. Ho subito troppi danni, però l'ho battuto. E sono contento di questo. Grado C. Ok, vabbè. Che devo dire? Ci siamo accontentati, ragazzi. Allora, poi vediamo un po' il prossimo capitolo. Il prossimo capitolo inizierà con il prossimo gameplay. Ecco, neanche può sembrare una battutina, ragazzi, ma il prossimo capitolo lo inizieremo nel prossimo gameplay. Come sempre, io vi ringrazio di cuore a tutti. Vi do appuntamento con i prossimi video. Scusatemi che parlo a bassa voce, ma è un po' tardino. Grazie come sempre per il vostro fantastico supporto. Ci divertiremo ancora con Demon Slayer. E voi, se vi fa piacere, lasciate un like ed un commento, che tanto qui andremo avanti. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!